e questo resterà come una macchia nella sua carriera professionale. Sì. Ma de che, signori, ma de che. Benvenuti, ben ritrovati a tutti quanti, benvenuti a tutti quanti voi, buona serata, buon inizio di proseguimento di settimana.
Buon inizio di... Ciao Brillantino. Buon inizio di proseguimento di settimana a tutti quanti voi signori. Come sta andando? Come sta procedendo? Ormai siamo arrivati a giovedì e stasera dovremo comunque in qualche modo riuscire a stare svegli il più possibile, perché chi è che arriva stasera? Stasera arriva la Befana. Arriva la Befana, signori, vestita da Befana. Buonasera carissimo Samu Zappa, buonasera anche a lei caro Onosmus, mi fa piacere che lei sia ritornato e le auguro veramente di trascorrere del buon tempo in ottima compagnia con il signor Fabio Mason, che sono io. Benvenuti a tutti quanti in questo nuovo appuntamento di Sto Cazzo. Scusate, vabbè, oggi è così, funziona un po' così. Quindi signori, cosa dire? Iniziamo tranquillamente, con molta calma. Abbiamo invertito un po' la piccola scaletta che diciamo precede i nostri ormai famosissimi in tutto il mondo gameplay su 1v1 LOL, e quindi cominceremo con un po' di storia. So che molti di voi sono appassionati, ma non è proprio quella storia noiosa, no? Che purtroppo a volte bisogna anche studiare, cioè, per forza, a scuola, e non solo a scuola, ma ci dedichiamo a scoprire fatti realmente accaduti, signori, fatti che sono successi esattamente il 5 di gennaio, però nel passato, quindi sostanzialmente l'idea è quella di riprodurre una sorta di almanacco. Io non so quanti di voi si ricorderanno l'almanacco del giorno dopo, che andava in onda in Rai, non mi ricordo, fino alla fine degli anni 90, forse 95, qualcosa del genere, e noi però lo riproponiamo nell'ordine dell'Alma Mason, quindi ci appoggiamo sempre come sempre finché morte non ci separi ai nostri amici di www.accadeoggi.com. e quindi signori, benvenuti in questo nuovo appuntamento con l'Alma Mason. Ci piace, ormai è diventato un must di questi spazi, quindi finché ci sarà la possibilità di condividere non solo gameplay, scherzi, menate varie, sofferenze varie in game logicamente, ma anche qualcosa di interessante che potrebbe interessare sicuramente a qualcuno di voi, ma soprattutto che interessa molto ai nostri cari visitatori del sito YouTube, in quanto vedo che pian pianino le visualizzazioni delle live stanno crescendo, ovviamente pian pianino, e quindi a partire da stasera, domani, quello che sarà, probabilmente ritornerò a fare degli estratti un po' più specifici per quel che riguarda le live, quindi non so se continuerò a caricarle tutte, anzi sì, sicuramente continueremo a ricaricarle tutte, però mi piacerà proprio anche dividere, una sorta di suddivisione in capitoli, come già avviene nei video delle live, ma creando veri e propri video, ovviamente senza editare, perché io non sono in grado di editare, cioè ci ho provato, l'ho anche fatto, diciamo, non per lavoro, ma quasi, solo che non fa proprio parte del mio... a parte competenze al 100%, no, però non fa parte proprio del mio essere, cioè proprio non mi va di, non mi piace editare, non mi piace. Buonasera carissimo mago di Twitch, buonasera anche a lei. E qua siamo finalmente riusciti a ritrovare il canale di Sbrex, perché io sinceramente cercando su YouTube
o sbagliavo lettere o no, non riuscivo mai a trovarlo, e grazie a Nessun Ezio un paio di settimane fa grazie a lui che mi ha inviato i link, sono riuscito a impostare come sottofondo proprio questi tre pezzi, che meritano sempre, cioè meritano veramente, e soprattutto secondo me il signor Sbrex merita di ricevere un bel po' di fortuna e visualizzazioni. Come sta signor Claudio? Buonasera anche a lei, caro Samu Zappa, di nuovo. Grazie mille, molto gentile. E siamo pronti signori per partire, in questo bellissimo viaggio all'interno della storia, piccoli accenni storici, aneddoti, avvenimenti, proprio dei fatti del giorno, ma che sono accaduti in realtà nel passato, quindi possiamo tranquillamente tornare a noi. Ed eccoci qua, oggi è il quinto giorno dell'anno e siamo ancora sulla prima settimana. La chiesa ricorda San Giovanni Nepomuceno e Newman e Sant'Edoardo Re, quindi tanti auguri al buon San Giovanni Nepomuceno, Newman e Sant'Edoardo Re, quindi auguri a tutti quanti voi. Belli nuovi alert, mi fa piacere, pian pianino ne stiamo aggiungendo altri. Stavo cercando oggi la clip dell'alert che aveva riscattato il signor Astro, però non sono riuscito a trovarla, quindi poi dopo ci pensiamo. Evviva, oggi è tornato presto oggi caro Claudio, sì, mi fa molto piacere, la troveremo sicuramente riposato più tardi, se ci ritroveremo. Il giovedì non c'è il Daily Positive? Sì, certo. Solo che ho invertito la scaletta, e cercando di dare un senso più, come dire, di ascendenza rispetto, no, a quella che potrebbe essere il coinvolgimento e tutto quanto, quindi magari partiamo dalle robe un po' più noiose e, per poi salire come sempre prima il dovere e dopo il piacere, ovviamente. Grazie mille, grazie infinite, molto gentile. Quindi dicevamo appunto, tanti auguri al signor Giovanni, al signor Edoardo e anche pure a sta cippa. Nel 1484, signori, esattamente 539 anni fa, per sopprimere eresia e stregoneria che dilagano in Germania, Papa Innocenzo VIII emana la bolla pontificia Sammis Desiderantes Affectibus, in cui nomina inquisitori i frati domenicani Enrico Institor Kremer e Giacomo Sprenger, che avranno il compito proprio di estirparle. Nel 1589, accadeva esattamente il 5 gennaio di 434 anni fa, a Castello di Blois muore 69enne Caterina de' Medici. Era stata regina consorte di Francia fino alla morte di Enrico II nel 1559 e successivamente reggente per i figli Francesco II e Carlo, ovviamente Carlo IX, saliti al trono a 15 e 10 anni. Nel 1890 emanato il Regio Decreto Italiano che ufficializza la costituzione della colonia italiana in Africa. I territori dei possedimenti italiani sul Mar Rosso assumono la denominazione di Eritrea. Qua il signor Samu ci scrive comunque GG per i 600 follower, grazie infinite, mancano 4 sub per i 100 su YouTube. No, sì, esatto, grazie ancora, ne mancano 3, abbiamo come dire oggi festeggiato l'arrivo di un nuovo sub su YouTube, è arrivato proprio con la muta da sub tutta quanta, no? L'armamentario, anche per fare un po' di pesca subacquea, e quindi in realtà ne mancano solo 3. Nel 1890 è emanato il Regio Decreto Italiano che ufficializza la costituzione della colonia italiana in Africa. I territori dei possedimenti italiani sul Mar Rosso assumono la denominazione di Eritrea. L'abbiamo appena letto, signori. Ricordare è meglio che dimenticare.
Nel 1909 Panama è indipendente, la Colombia riconosce il diritto all'autonomia del paese reclamato già dal 1903. Però mi dovete un secondino scusare perché ho cambiato un po' l'ordine degli articoli, ma non ho cambiato assolutamente il discorso qua della playlist musicale. Ovviamente stiamo facendo un salto indietro nel tempo e qua il buon sottofondo potrebbe accompagnarci, se non questo qua che sta proprio per partire. Quindi eccoci qua, torniamo un secondo all'articolo. Dicevamo, esattamente 112 anni fa, il 5 di gennaio 1911, è inaugurato il Giardino Zoologico di Roma, progettato dall'addestratore tedesco Karl Hagenbeck, con fossati e canali al posto delle sbarre all'interno di Villa Borghese. È diretto dallo zoologo Knut Ernst Meyer. Esattamente, Samu Zappa, esattamente. Nel 1911, nel 1914 invece, la casa automobilistica americana Ford annuncia un nuovo minimo salariale di $5 al giorno e la riduzione ad 8 ore della giornata lavorativa. Mannaggia la miseriaccia. Comunque, vabbè, complimenti, signori. 1933, in California iniziano i lavori di costruzione del ponte che collega la città di San Francisco a Maury County. Il Golden Gate sarà un ponte sospeso lungo poco più di 2700 metri. Nel 1944 il giornale londinese Daily Mail è il primo quotidiano britannico ad essere pubblicato oltreoceano. Nel 1968 invece accadeva esattamente 55 anni fa. Il Partito Comunista Cecoslovacco ha in Aleksandr Dubček il nuovo segretario generale. La sua elezione segna la nascita della primavera di Praga grazie ad una politica anticensoria e di democratizzazione del paese. 1972, il presidente statunitense Richard Nixon amplia i progetti spaziali degli Stati Uniti approvando lo sviluppo del progetto Space Shuttle, che molti di voi conoscono molto sicuramente. John Denver, esattamente 51 anni fa, nel 1972, riceve il disco d'oro per l'album Aerie, che ha raggiunto il 500.000 di copie vendute, il quinto lavoro del cantautore statunitense. Un doppio album composto da 12 brani è stato pubblicato nello scorso mese di novembre ed è entrato in classifica il successivo 4 dicembre. Nel 1973 il governo del Mali rompe le relazioni diplomatiche con Israele e si allinea ai paesi arabi. 1978, Augusto Pinochet vince il referendum popolare in Cile con il 75% di consensi al suo governo. Annuncia che per i successivi 8 anni non si terranno altre votazioni. Non possiamo augurare del male a nessuno, anche perché non so se sia ancora vivo il signor Pinochet. 1969, signori, a Cuernavaca, in Messico, muore 56enne il musicista jazz Charles Mingus. 2 anni fa gli era stato diagnosticato il morbo di Lou Gehrig. Aveva suonato con Louis Armstrong, Dinah Washington e Miles Davis e stava lavorando ad un progetto con la cantautrice Joni Mitchell, come volete, come preferite. Nel 1979 il doppio album contenente la colonna sonora del film Saturday Night Fever raggiunge i $25 milioni di dollari di incasso. 1984, accadeva esattamente proprio il 5 gennaio di 39 anni fa. A Catania viene ucciso il giornalista e scrittore Giuseppe Fava mentre, lasciata la redazione del suo giornale, andava a prendere la nipote al Teatro Verga. Si ipotizza il delitto passionale, ma l'omicidio si rivelerà essere di stampo mafioso. Nel 1984 il gruppo The Police annuncia il concerto di chiusura del tour per il prossimo 4 marzo a Melbourne in Australia, l'ultimo prima di prendersi una pausa. Non si tratterà di uno scioglimento ufficiale, ma dell'avvio, dopo 9 anni di successi insieme, di alcuni progetti solisti. Nel 1977, esattamente 26 anni fa invece, nel rispetto degli accordi di pace siglati durante lo scorso mese di agosto, l'esercito russo lascia la Cecenia. L'occupazione è durata 2 anni e il conflitto ha causato
140.000 vittime. La Federazione Russa ha ricostruito alla Cecenia lo status di repubblica indipendente. 1998, a Copenaghen i gnoti decapitano la sirenetta. E la statua è eretta in omaggio al personaggio della fiaba di Hans Christian Andersen e simbolo della città danese. Scusate se mi viene da ridere. Due giovani in fuga sarebbero stati filmati da un cineoperatore. La statua era già stata decapitata nell'aprile del 1964 e nel 1984 gli fu asportato un braccio. 1998, a Stanley, nel Nevada, il cantante statunitense Sonny Bono, ex marito di Cher, con cui incise il successo mondiale I Got You Babe, muore in un incidente sciistico all'età di 62 anni. Membro della Camera dei Rappresentanti, era anche stato sindaco di Palm Springs. Nel 1999 l'italiano Pratik Holzer vince lo slalom gigante nella Coppa del Mondo di sci alpino di Krajnica Gora in Slovenia, proprio un nome italiano, Patrick Holzer, devo dire. Nel 2000 il primo gol del nuovo millennio della Serie A e di calcio viene segnato da Maurizio Ganz, che al 18esimo minuto del primo tempo porta in vantaggio il Venezia sulla Lazio, ma de che. Nel 2001 le banche italiane rinegozieranno i mutui ipotecari stipulati a tassi di interesse e che per i ribassi degli ultimi anni sono considerati usurari. Le operazioni avverranno senza oneri o costi aggiuntivi. Buonasera caro Luna Flash, benvenuto, ben ritrovato, buon inizio di proseguimento di settimana. Nel 2004 la cantante statunitense Britney Spears ottiene l'annullamento del matrimonio dall'amico d'infanzia Jason Alexander. I due sono rimasti sposati per 55 ore. Nel 2005 la maglia numero 11 del Cagliari, indossata da Gigi Riva, il maggior campione della squadra calcistica sarda e tra i più importanti giocatori della nazionale italiana, viene ritirata. L'annuncio è stato diffuso oggi dal presidente, signori, quindi un vero peccato. Facciamo gli auguri di buon compleanno esattamente al signor Umberto Eco, scrittore ad esempio del Nome della Rosa, del Pendolo di Foucault e quant'altro. Grazie infinite. Caro signor Claudio, ho regalato un piccolo abbonamento a Luna Clear, grazie di cuore, molto gentile, è stato veramente molto gentile da parte sua. Proseguiamo. Molto gentile. Madonna, oh. A Clear, speriamo si faccia sentire stasera, Clear. Grazie infinite, lei è stato molto molto gentile. Abbiamo anche, come dire, siamo riusciti a completare il nostro primo piccolo obiettivo, ma soprattutto si dovrà meritare il c'è una sorpresa in realtà in ballo. Comunque grazie veramente di cuore. Dopo aver augurato un buonissimo compleanno al signor Umberto Eco, giustamente possiamo anche completare i nostri auguri a Peppino Impastato, cioè dobbiamo, attivista, conduttore radiofonico e purtroppo vittima della mafia, al quale noi mandiamo un grossissimo abbraccio. Il proverbio di oggi, signori e signore, fratelli flagelli, fateci sapere eventualmente se qualcuno di voi riesce a interpretare, questo dovrebbe essere il proverbio più corto del mondo, sostanzialmente fratelli flagelli. Le canzoni più vendute in Italia il 5 gennaio nel 1963 furono Pregherò di Adriano Celentano, vediamo se qualcuno ne conosce qualcuna, io di solito non ne conosco poche, però questa ad esempio sì. Poi abbiamo, La Collina dei Ciliesi, Lucio Battisti nel 1974, 1980 Disco Bambina di Eder Parisi, nel 1985 la canzone più venduta in Italia fu Carousel Whisper di George Michael e poi ci abbiamo nel 91 Attenti al Lupo di Lucio Dalla.
A proposito di musica, signori, volevo, come appunto Daily Positive di questo giorno, vi volevo presentare una cantautrice che secondo me merita comunque di essere ascoltata, merita di essere conosciuta e quant'altro. Stiamo parlando proprio di una, no, non è una pennacchia, purtroppo mi sono confuso, chiedo veramente venia. Stiamo parlando del signor Francesco Renna e questo è il Daily Positive di oggi. Francesco Renna, che ormai poche persone ancora purtroppo conoscono, è questo signore qua, che praticamente ha fatto uscire il primo singolo in inglese del primo singolo, diciamo, della sua attività. Ovviamente i video poi li ritroverete sul Telegram e sul Discord, perché per varie ragioni non li possiamo vedere qui in live. Comunque questo è l'articolo pubblicato dai nostri carissimi amici del Giornale delle Belle Notizie, che tutti i giorni si impegnano a trasmettere raggi di sole a tutta Italia, sostanzialmente. Quindi Avellino, 5 gennaio 2023. Francesco Renna si affaccia al nuovo anno con Blackbird, una cover rivisitata della famosissima canzone dei Beatles contenuta nel White Album. Attenzione. Il singolo, che fa da apripista a Circostanze, volume 2, è prodotto e distribuito dall'etichetta Blue Garrett e sarà distribuito su tutte le piattaforme di streaming, incluso YouTube, potete già trovarlo in realtà. Si tratta del primo singolo in inglese per il cantautore irpino, che per l'occasione ha scelto di cantare una delle canzoni più celebri del duo Lennon-McCartney, firmata probabilmente dal solo Paul. L'omonimo video risente dei colori del tardo autunno e mostra quattro musicisti che suonano insieme senza mai incontrarsi. Le riprese sono state realizzate quasi interamente all'interno del Parco Palatucci, area da poco riqualificata, proprio nella città di Avellino. Mi fa molto piacere, caro Samu Zappa, che lei già lo ascolta. Sono molto felice. Ottimo cantautore, ci faccia sapere eventualmente se le è piaciuto il nuovo singolo, anzi che forse non è, no, non so se, non mi ricordo se è già uscito o cosa. Comunque sì. Il tema del brano è ancora molto attuale, perché fu scritto infatti intorno al 1968 sulla scia dei movimenti per i diritti civili negli Stati Uniti. La parola Blackbird significa con tutta probabilità ragazzo di colore. Più di 50 anni dopo, gli afroamericani continuano a battersi per avere pari diritti. Cosa succede anche in altre parti del mondo? La copertina del singolo è tratta da uno scatto originale di Francesco Renna realizzato al Lago d'Averno nel 2019. I musicisti che hanno preso parte alla realizzazione del singolo, Samu Zappa è un bravissimo, come dire, fruitore di concerti live, e la cosa ci rende molto molto felici, perché essendo comunque un ragazzo giovane, è importante che si diletti, diciamo, su questo tipo di attività. Quindi direi proprio di sì a tutti quanti, va, anche a quelli che praticamente non si svolgono. Samu Zappa c'è. Quindi, signori, i musicisti che hanno preso parte alla realizzazione del singolo sono Cristiano Spinelli alla chitarra elettrica, Vincenzo Bruschi al basso, Pasquale Tomasetta alla batteria. Le riprese sono firmate da Davide Renna, mentre Francesco Renna si è occupato anche dell'editing video e dell'arrangiamento del brano, suonando la chitarra acustica e le tastiere. E questo era il nostro Daily Positive New. Quindi continuando sulla scia, se vogliamo riprendere termini utilizzati poco fa, della musica, vi vorrei condividere un altro piccolo articolo, che stavolta è stato scritto da Claudio Todesco, che si rifà un po' a quello che avevamo visto ieri sul fatto che molti appunto fan si sentano, come dire, in diritto, no? di riuscire a farsi le foto con questi super VIP, con questi cantanti e quant'altro. E quindi torniamo proprio su
questo argomento qua, prima di ovviamente dopo passare ai fatti veri e propri. Quindi signori, fatevene una ragione, ma fatevene una ragione proprio. Gli artisti non vi devono alcun selfie. Contro la retorica di chi pensa che ogni richiesta dei fan, anche la più cafona, debba essere soddisfatta col sorriso sulle labbra, perché senza di noi non saresti nessuno, di Claudio Todesco, che salutiamo. Qua abbiamo un bellissimo Ed Sheeran con una bellissima si fa un selfie da solo praticamente, eccoci qua. C'è questa storiella di Bob Dylan. Puoi cantare Saint-Tropez la canzone? Saint-Tropez, la luna si veste con me e ballo il twist sfiorando le stelle nel cielo. Ma la notte è ancora più bella se sei qui vicino a me. Non conosco le parole. A Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo. Twist, twist, sta impazzendo. Quelli, questa qua. Ho visto grandissimo. Ho visto il meme. Complimenti. Davvero. E grazie per aver aperto le porte appunto a questo nostro bellissimo contest. Tra virgolette, contest. Complimenti. E ballo il twist. Le stelle nel cielo, e via così. Quindi c'è questa storiella su Bob Dylan, leggevamo, che gira in varie versioni. Autentica o apocrifa che sia, racconta di un fan che si avvicina trepidante al suo idolo. Stiamo parlando di Dylan, uno degli artisti rock più mitizzati nella storia, uno che ha attirato attenzioni morbose, ispezioni dei bidoni della spazzatura, studi matti ad ogni parola che ha cantato. Il fan si avvicina e gli dice quanto ama la sua musica. Dylan lo liquida così: d'accordo, ma io non vengo a raccontarti i miei problemi. Che grande. Va bene. Il Dylan di questo aneddoto sarà pure un bastardo, ma voi avete un problema con gli artisti, eh? Pensate che vi debbano qualcosa. Vi infiammate, vi inalberate, vi indignate ogni volta che uno di loro dice no ad un fan o presunto tale. Ma come si permette? Non lo sa che deve tutto quanto al pubblico? Senza di noi non sarebbe nessuno. A forza di sentirvi ripetere la scemenza dello spettatore che è sovrano e dell'artista che è al servizio della gente, avete cominciato a crederci, fino a sentirvi padroni del tempo e degli spazi altrui. Immagino che questa opinione non risulterà particolarmente popolare dopo che Bad Bunny, abbiamo visto ieri o l'altro giorno, non ricordo, in un eccesso di zarroganza ha lanciato chissà dove lo smartphone di una ragazza che pretendeva di farsi un selfie o un video con lui. Ma l'atteggiamento che porta a trattare un cantante come una cera di Madame Tussauds con cui farsi la foto è veramente sbagliata. Non è solo questione educazione di come dovrebbero essere i rapporti fra persone che si incontrano per strada e non si conoscono, eh? È frutto di un culto scemo della celebrità, di una falsa sensazione di intimità e forse anche il simbolo di ciò che è andato storto nel cosiddetto fandom. Ho la sensazione che alcune, forse molte, delle persone che chiedono foto a piccole e grandi celebrità lo facciano senza alcuna passione reale, ma solo perché lo fanno tutti, perché hanno un telefono, perché sì, oppure perché magari collezionano, no, foto scattate assieme ai propri idoli, oppure collezionano foto autografate, però forse questo è un altro conto sostanzialmente. I più fessi non sono neppure certi di chi sia la persona con cui si vogliono mettere in posa. Davvero c'è gente che vuole a tutti i costi uno scatto con, che so, Cristiano Godano e pensando che sia Manuel Agnelli e viceversa. Le cose sono evidentemente peggiorate da quando abbiamo tutti non solo un telefono dotato di fotocamera, ma anche vari social su cui documentare i nostri invidiabili, sì, per dire, incontri. È la fabbrica dei selfie e produce mostriciattoli. Che gli dici ad uno che si avvicina e chiede scusa, tu sei famoso, ci facciamo una foto? O a uno che senza salutarti ti piazza il telefono in faccia e dice amici, guardate con chi sono? Nella migliore delle ipotesi cerchi di divertirti come i cantanti che, scambiati per i loro colleghi, ne firmano i dischi facendo finta di niente. Sì, accade.
Se per caso ti lamenti sui social dell'esistenza di questi cacciatori decerebrati di selfie, piovono insulti. È successo un anno e mezzo fa a Madame, che non pretendeva il patentino di fan per concedere una foto al ristorante, ma giusto un livello base di educazione e rispetto, dove una persona che non è un cartonato con su scritto celebrità generica mettersi in fila per le foto, grazie, cioè dai, per cortesia. Ma poi che ve ne fate di questi selfie che non sono il ricordo di un momento significativo vissuto assieme, ma quel che resta di uno scambio fugace li affidate alla gloria del Claude? Li guardate di tanto in tanto in sospiro, ripensando alla volta in cui avete incontrato per 5 secondi quel cantante lì che è stato a Sanremo, forse uscito da Maria De Filippi, comunque uno famoso, eh? Li pubblicate in serie su Facebook o Instagram pensando che gli amici ne siano impressionati, quando invece pensano: merda, conosco uno stalker? Visto che nessuno ve lo dice, mi incarico io di spiegarvi che dopo la quinta foto con celebrità che postate, entrate nella terra del disagio di Fortini e Giusino, quelli che si piazzano dietro ai giornalisti durante le dirette dei TG. Dopo la decima siete in Paulinlandia, ovviamente. Infatti stavo dicendo: ma Paolino, niente. Fabio, puoi cercare ASMR su YouTube? No, adesso no, sinceramente. Adesso proprio no. Purtroppo, grazie comunque per l'invito. Lo farò. C'è poi un'altra bella categoria, quella dei fan, diciamo così, troppo esuberanti. Gli incontri e scontri con gli artisti ci sono sempre stati. I seguaci scemi e invadenti pure, compresi quelli che chiedono foto autografi in bagno. Ma voi fate parte di quella categoria lì? Cioè, a voi vi piace farvi le foto con i vostri idoli preferiti se li beccate in giro? Oppure siete di quegli altri lì che collezionate autografi? Puoi mettere con sconfetti, dopo la mettiamo. Una volta ne hanno chiesto uno a Richard Branson mentre faceva pipì in una turca. Pare che lui si sia girato e abbia firmato sovrapensiero e forse un po' brillo, eh? Attenzione. Vedete come si finisce quando ci si fa prendere la mano con questa storia delle celebrità da abbordare, con lo schizzo di piscio di un milionario sui pantaloni. Si può far vedere la foto della regina creatrice dell'ASMR? Ma non so nemmeno chi sia io la regina creatrice dell'ASMR. Se mi dà un indizio, magari dopo possiamo anche guardarla. I cantanti sembrano lì per noi. Immaginate pop dentro tondini di Instagram che alimentano cuoricinando nei post con piccole adulazioni che non costano nulla. Di comprarne i dischi non se ne parla, ci devono tutto in cambio di un like. O che al contrario possiamo criticare e disprezzare lasciando frasi taglienti con la convinzione da avergliene detto quattro. Attenzione. Chiara ASMR, vabbè. Il paradosso è che più ti concedi, più critiche rischi di ricevere, forse perché con la tua generosità altrimenti l'illusione di una condivisione orizzontale totale è proprio diventi un bersaglio facile. Pensate a quel che succede ad Alessandra Amoroso, che è notoriamente una delle cantanti pop italiane più disponibili coi fan, a cui concede prove aperte e occasioni di incontro e con cui intrattiene un rapporto straordinario, ma soprattutto vivo. Ogni tanto viene bersagliata sui social per via di video di pochi secondi decontestualizzati abbinati a commenti acidi. Non si è fermata a parlare con questo, con quello, odia i suoi fan, vogliamo di più, sempre di più, vogliamo tutto. Non capiamo più la differenza fra... Squalo 73, facimmo uno spagnolo che torniamo a fare, Luca non... Vogliamo tutto, non capiamo più la differenza fra il desiderio di comunicare e l'impulso a documentare il momento. Abbiamo sacrificato il primo a favore del secondo, ma è un problema nostro, attenzione, non di chi fa il cantante di mestiere. Questo deve essere chiaro, eh? Non sto dicendo che io, non è che il signor Nicolò, che ha scritto l'articolo, sta dicendo che tra artista e pubblico dovrebbe esserci più distanza, un rapporto più formale. Certi incontri alimentano il lavoro di quelli che per brevità chiamiamo artisti. Ci sono storie belle, persino toccanti, di rapporti con i fan. Siamo tutti legati alla stessa passione. La musica è scambio anche fuori dalle sale da concerto.
una foto è il ricordo di un momento, grazie, ma quel momento deve esserci, ecco, non dico insomma ad arrivare al livello di Kurt Cobain, che quando vedeva una celebrità si voltava dall'altra parte per rispettarne la privacy, dico solo che nessuno deve niente a nessuno. E manco un selfie, ma de che. Buonasera carissimo Osnos Mas, ben ritrovato, benvenuto anche a lei, bentornato ma soprattutto buon inizio di proseguimento di settimana. Mi viene in mente una canzone di Francesco De Gregori, si intitola Guarda che non sono io, descrive una scena vagamente simile a quella di Dylan e spiega in modo dolce che c'è sempre una frattura, grande o piccola, tra cantante e canzoni. Nel pezzo De Gregori è al mercato, un fan lo vede, lo chiama per nome e lo ringrazia, vuole sapere qualcosa a proposito di una vecchia canzone ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando, sono qui con le mie buste della spesa, lo vedi, sto scappando, se credi di conoscermi non è un problema mio. E con queste parole, signori, ringraziamo il signor non Nicolò ma Claudio Todesco per questo bellissimo articolo. Buonasera a tutti quanti, benvenuti, ben ritrovati, buonasera Onos Mas, buonasera Luna Flash, qua va tutto sempre, tutto molto bene. Oggi cosa giochiamo? Oggi giochiamo ovviamente come sempre a 1v1LOL, che è il nostro gioco preferito. Buonasera signorina Mary J. Kelly, come va? Benvenuta, bentrovata, buon inizio di proseguimento di settimana anche a lei, è arrivata proprio al termine di questa nostra rubrica, tuttavia avrà modo comunque di recuperare. Oggi ho aiutato una signora, dice Luna Flash, che stava cadendo e questo a noi ci rallegra il cuore, lei è stato veramente molto molto gentile, disponibile e sicuramente avrà fatto una buona azione. Guardo un film e vengo dopo caro Osnosmus, complimenti, se vuole raccontarci di più rispetto a questo piccolo evento che, nel quale appunto ha aiutato questa signora che stava cadendo, noi saremmo molto felici e fieri di poter sapere come state tutti quanti, benvenuti, ben ritrovati, ma soprattutto buon inizio di proseguimento di settimana, allora siamo abbastanza in anticipo, devo dire, stasera siamo andati via spediti come le iene. Ringraziamo ancora il signor Claudio per questo bellissimo regalo che ha voluto fare a Clear. Penso sarà veramente molto molto ben accetto, grazie ancora di cuore. Quindi è giunto il momento di se non avete altre domande di cambiare categoria. Cambiamo categoria, fai l'inquadratura bella. Qua l'inquadratura bella, perché non siamo mica qua sull'inquadratura bella, più bella di così. Più bella di così. Ah, ma ho capito cosa vuole lei. Ma quello lì parte in automatico quando praticamente tilto. Non è che posso, c'è un algoritmo della webcam che praticamente fa partire lo zoom quando mi inalbero. Ecco, non so se anche nelle vostre zone si utilizza questo tema. Fabio is sexy and you know that. Yes, I know. Thank you very much. Hello and welcome to this channel. I'm glad you joined the Maison. My name is Fabio Maison and I'm here to have some fun in 1v1LOL. Which my favorite game. Attenzione. Quindi cambiamo categoria, fatemi capire qua come riusciamo a cambiare categoria. Ho raggiunto le 500 copie. Tanta roba, veramente tanta roba. Complimenti davvero. Allora, niente, dobbiamo spostarci su 1v1. Eccoci qua, molto molto easy stasera, speriamo non ci siano sbalzi d'umore da parte di Twitch. Meso, io le ho 253, non voglio salire troppo, non contano le coppe, ma infatti, ma ci mancherebbe. Conta l'impegno, signori e signore, che voi mettete in tutto, mi raccomando. Fabio, tu sei un maranza. Puoi ripetere per cortesia? Ma de che?
Conta l'impegno, signori, conta il divertimento, eh? Conta il divertimento, ci mancherebbe. Se contassero le coppe a quest'ora, noi ci saremmo già stancati di tutte queste torture che subiamo quotidianamente, proprio in quel di uno di uno. Il Fabio non è un Maranza, ma in realtà si dice, si mormora che i Maranza non esistono i Maranza, eh? Attenzione, Maranza, non esistono. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, io stasera giocherò da solo, quindi non creerò nessun party, non vi inviterò proprio per nulla, perché stasera voglio giocare da solo. Allora, fatemi aprire il gioco, sempre che me lo carichi. No, sto scherzando, in realtà, ma come ok, Samu, vabbè che lei, cioè, ho capito per quale motivo ha scritto ok, eh. Comunque no, ovviamente sto scherzando, ci mancherebbe che andiamo in live per giocare da soli, sarebbe veramente un... per quel che mi riguarda sarebbe abbastanza triste, ecco, mettiamola così. Ma voi avete cenato? Fateci sapere, avete cenato? Che cosa avete mangiato? Io ho mangiato poco, come sempre, perché poi verso le 22 in realtà arriva il paninone, ogni giorno panino diverso, ogni giorno si cambia, ogni giorno cambiamo ingredienti, gli ingredienti più insoliti, signori, vanno a finire sempre sul mio panino delle 22 e qualcosa, ecco, sostanzialmente. Il signor Luna Flash ha mangiato mandarini, solo mandarini. Cioè, quanti ne ha mangiati? Un camion di mandarini? Cos'è successo? Perché ha mangiato solo mandarini? L'hanno rinchiusa? Sarà per caso in castigo lei, caro Luna Flash? Si stiamo laggando, ma proprio perché si sta aprendo il gioco di qua. E vediamo di cambiare anche subito Viva. I tuoi panini leggerissimi, beh, quello di ieri sera, guardi, signorina Mary J., tanta roba, ma freddo così, perché io proprio non c'è neanche la voglia di scaldare, cioè di scaldarmi le robe, capito? Manco il pane proprio, non c'ho voglia e tanto meno tempo. E che cos'è che ci abbiamo messo ieri sera? Aspetti. Ieri sera c'erano era un triplo sandwich con... ci ho messo la coppa, tipo una bistecca di coppa. E dopo, vabbè, no, il wurster ovviamente, poi ci ho messo il formaggio, ma proprio c'è, cioè, il formaggio era tagliato veramente grosso, così il formaggio piave doc e funghi e non mi ricordo se ci ho messo il ketchup piccante o la salsa barbecue, cioè una roba proprio improponibile. Quando Geronimo mi ha visto, ha fatto così, è venuto lì, hanno usato, e si è girato dall'altra parte, cioè veda lei, ovviamente erano tutti quanti ingredienti freschissimi, però così era, eh. Vabbè, poi parlo io, che stasera ho la pizza patate e spinaci del Despar, buona, ma tipo fresca o surgelata? Fresca o surgelata? Io non sono mai riuscito a trovare un brand di pizza tipo surgelata che possa soddisfare il mio palato, in quanto, cioè, sanno tutte da tutto tranne che da pizza, secondo il mio modestissimo parere, cioè o sanno di focaccia o sanno, che ne so, di pane e ingredienti, però da pizza vera e propria no. Quelli non sono pallini, sono sfide di Jack Ross, vero. Mamma mia. Eh sì, io, a me piace metterci un po' quello che trovo, ecco, diciamo così, senza troppe pretese. Surgelata non go voglia di niente. Non go voglia, ma anche a Trieste si dice no, non go voglia di niente. È quasi come il dialetto veneto qua, eh. Non go voglia di niente, anzi è proprio... Ottimo. Surgelata, però. A me le pizze surgelate proprio non piacciono. Vediamo qua cosa succede, perché noi stiamo ancora caricando il gioco. Siamo all'88%, forse è meglio che proviamo a riavviare e vediamo un po'.
A volte, in molti casi, in realtà, no, in alcuni casi, i prodotti surgelati risultano essere più, come dire, freschi e anche molto più saporiti rispetto a prodotti freschi. Però, almeno per quel che riguarda la pizza, no, la pizza proprio no. Parliamo più o meno la stessa lingua, hai capito. Quindi, vabbè, non credo. Io vedo che lei molto spesso e volentieri utilizza un linguaggio ben fordito, cosa che non accade invece nella mia situazione. Comunque sì, dialetto veneto è un dialetto che purtroppo non è neanche a me stato insegnato, purtroppo tutti i miei genitori hanno sempre parlato in dialetto e quindi io sono cresciuto con col dialetto veneto. Tuttavia è una lingua a me sinceramente che proprio non piace proprio per niente, manco per la cippa sostanzialmente. Non mi piace né il dialetto veneto e non mi piacciono, scusate a tutti quanti i veneti, nemmeno i veneti. Ma tuttavia non siamo qua proprio per parlare di questo, ci mancherebbe. Allora vi faccio vedere cosa sta succedendo, perché non è che sto qua così a pettinare le bambole o a togliere la crema dai Ringo, ma stiamo cercando di caricare un po' come succedeva l'altra sera il gioco da un bel po' e siamo ancora all'88%. I dialetti sono una ricchezza inestimabile, dice Mary J. Kelly. Concordo pienamente, sono totalmente d'accordo, sì. Chi più, cioè quale più e quale meno, poi diciamo, ecco, quindi non so, io sicuramente è come dice lei, cara Mary J., però avrei preferito crescere in un ambiente dove si comunicasse utilizzando la lingua italiana, anche perché così sarei meno analfabeta rispetto a quello che so ad oggi, come potete sentire. Togliere la crema dai Ringo, siamo mica qua a scherzare, no? Però mi sa che dobbiamo assolutamente, eccolo, mamma mia, stavo per uscire, dobbiamo assolutamente, come dire, creare un party. Lei, signorina Mary J., come se la cava con i videogiochi? Io sono proprio una frana in realtà, non sono mai stato appassionato di videogiochi, ho giocato pochissimo, tipo dall'età di, che ne so, dai 15 anni ai 18 anni così, ma giocavo solo un paio di giochi per dopo abbandonare totalmente il discorso. Tuttavia quando abbiamo cominciato a fare le streaming qua su Twitch, sostanzialmente i signori, qualche signore mi ha presentato un gioco che è proprio One LOL, di cui mi sono totalmente innamorato ed eccoci qua. Quindi se eventualmente vorrebbe anche lei farsi una partitina giusto per divertirci, sarebbe molto molto indicato e ben voluto. Ma se parli perfettamente, che dici? Al limite hai un accento, ma guai se non ce l'avesti, saresti un automa. Lei pensi che io avevo anche cominciato tra virgolette a studiare da autodidatta un po' di dizione proprio per ho un bel po' di delay, comunque colpa della mia connessione. Delay in che senso? Nel senso che le rispondo dopo un po' che arrivano i messaggi che lei ha scritto, i messaggi, in questo senso. Dicevo, mi sarebbe piaciuto studiare un bel po' di dizione proprio per togliermelo sto accento qua, perché proprio manco l'accento mi fa impazzire, ecco, per non utilizzare termini un po' più volgari. Tuttavia siamo riusciti ad entrare, quindi creiamo subito un party. Hello and welcome to this channel, I'm glad you joined Mason. My name is Fabio Mason, dear, and I'm here to have some fun one LOL, which is my favorite game. I usually pretend that I don't know how to play, but it's just for make it easier to other guys. Vediamo se riusciamo qua a... eccoci qua, 1 3 1 9 6, sei quel che sei, 1 3 1 9 6, 1 3 1 9 6, 1 3 1 9 6. Ho un bel po' di delay comunque, colpa della mia connessione, ma magari è anche colpa della mia, perché qua non sappiamo dove, nel paesino dove vivo io non arriva manco la DSL e quindi dopo anni e anni e anni e anni di Vodafone
sono riuscito a, come dire, a recuperare un modem così che mi fa da FTV, qualcosa del genere, però una connessione troppo, troppo scarsa, stiamo parlando di 40-50 mega in download e al massimo 7 in upload. Andiamo a cenare, va, ti lurco mentre sbrano la pizza. Buona cena signorina Mary J. Kelly, grazie infinite, grazie del pensiero, mi raccomando mastichi non lentamente, ma mastichi tante volte, altrimenti dopo la sua digestione ne potrà risentire parecchio, ecco, quindi buona cena e magari ci vediamo più tardi, Ho visto che qua sono entrate già un po' di persone, manco il tempo di scrivere il codice. Buonasera Fire, e buonasera Fire, buonasera Samu, e buonasera Samu, come state, come state? Tutto a posto, tutto a posto. È giunto il momento anche di cambiare sezione musicale, dato che siamo ormai fuori dal medioevo. Io ho 18 mega di download e 0,8 di upload, nostalgia dei 56k. Vabbè, vabbè, ma forse sta utilizzando, sì, ci avrà un... non so se è da telefono o da PC, ma questi sono riferiti a che cosa? Il contratto che ha sul telefono? O, beh, non penso neanche sia ADSL, qua manco arriva ADSL, quindi vedete voi, vedete voi. Ghost Confetti, quella canzone là ieri sera ce la siamo ascoltata un'oretta di fila, caro Luna, e devo dire che non, cioè, basta Ghost Confetti. Dov'è qua la mia playlist? Scusate, dov'è qua la mia playlist? Ma manco il breaking news, niente di niente. Ma de che. Da PC, così dice Ocla. Ah, ma dai. Ma quale operatore utilizza? Zero 8 i upload, cioè, ma è una DSL, no? Cioè, non può essere una DSL quella lì. O sì. Cioè, io spero di no per lei. Comunque siamo più o meno lì, Fastweb, incredibile. Anch'io utilizzo Ookla per fare i miei test, utilizzo sempre solo Ookla, che se ne dica, alcuni ne parlano addirittura male, però sì, io in giro intorno ai 45-50 di download e 7 di upload, che però ancora non sono tra virgolette sufficienti. Il problema non è quanto la connessione, il problema è che mi salta spesso la connessione qua, infatti capita di fare live, ma quasi ogni giorno, quasi, se non è ogni giorno è uno sì e uno no, ci capita di fare le live, a un certo punto parte la connessione, quindi la live praticamente si interrompe e la devo, anzi vabbè, riparte in automatico, però è un po' un casino perché si sminchia un po' tutto quello che potrebbe essere il VOD e altre robette, insomma, quindi, però purtroppo me la devo tenere per 2 anni, anzi un anno, perché uno è già passato, e quindi me la devo tenere per un altro anno, poi cercheremo qualcosa un po' più di decente. Io dovrei avere Wind 3 se non sbaglio, invece Wind 3 sì, dovrei avere. C'ho sto modem gigante che fa da tipo connessione satellitare, l'unica soluzione in realtà che mi posso permettere qua nel mio paese, in quanto non arriva più nulla sostanzialmente. Oh. Scusate se sto laggando un pochettino, ma voi penso che siate solo che contenti, così mi uccidete più in fretta. Tuttavia, oggi siamo qua per tryhardare. Oh. Attenzione, non ne sto a sbagliare uno. Ho parlato troppo in fretta. Adesso sei in due anche. Sì, ma quanto ti devo fare di... quanto devo farti di danno per ucciderti? Mamma mia, attenzione. Attenzione. No, ma qua c'è qualcosa che non va secondo me. Ma che io vi conosco troppo bene. Voi state
tramando qualcosa. Voi state sicuramente tramando qualcosa. Però intanto... Ah, sembrava strano. Complimenti, complimenti al signor Samu che si aggiudica il primo posto, Fabio Mason nel secondo e via così, e Samu Zappa che sembra strano, si è fatto uccidere così facilmente. In game, ovviamente, chiaramente, siamo in un contesto di videoludico, quindi non pensate male. O c'è avuto qualche problema col PC o non saprei dire. Attenzione, Formula 1. F1, non sappiamo chi sia. Allora, ho deciso che anziché svegliarmi alle 5 tutte le mattine, mi sveglierò alle 4 e mezza, così che possa, come dire, iniziare ad esplorare la nuova mappa qua di 1v1 LOL, proprio perché c'è un evento che qualcuno sta organizzando e non vorrò mai, al quale sono stato invitato, ve ne parlerò quando sarà il momento, dove non vorrei, insomma, trovarmi impreparato, in quanto si svolgerà proprio all'interno della nuova mappa di Battle Royale, e quindi noi siamo sempre pronti ad accettare ogni tipo di collaborazione, sempre che sia ovviamente divertente e utile, ma soprattutto che non nuocia all'incolumità di nessuno, anche perché vi ricordo appunto che stiamo all'interno, siete parte di quella che viene mondialmente denominata Mason Gang, signori, l'unica band al mondo contro il bullismo, contro il razzismo, contro la violenza, ma soprattutto contro i maranza che non esistono. Stasera vorrei giocare un po' concentrato. Pian pianino, anche se è difficile. Tuttavia, vaffanbrodo, va. Dai, iniziamo proprio male. Bene. Iniziamo sempre bene qua, eh. Ci mancherebbe. Andiamo avanti, complimenti a tutti. Complimenti a todos los participantes. E dai, è così. Buona cena ovviamente a tutti quanti. Buona colazione, buon pranzo agli amici di YouTube. Buona cena a tutti quanti. Mi raccomando, iscrivetevi, che ci mancano solo 3.000, sì 3.000. Ci mancano soltanto 3 iscritti, signori, per raggiungere quota 100. E faremo un piccolo festeggiamento. No, non faremo nessun tipo di festeggiamento. Tuttavia, tra non molti giorni compio gli anni e forse faremo una piccola 12 ore, che potrebbe essere molto interessante. Ovviamente non avrà lo stampo di maratona, quindi non sarà né estensibile né nulla, però vorrei provare ad organizzare una piccola 12 ore per il mio compleanno. Guarda, quello del vestito da nazista, Dio. Mamma mia, adesso andiamo a prenderlo subito. Non li vogliamo qua. Qua non vogliamo i nazisti, eh. Dov'sta? Adesso vengo a prenderti. Dai, ma è sparito? Come ha fatto a sparire? Non ci voglio credere. No.
Di caduta me ne sono andato, mannaggia. Di caduta me ne sono andato. Che vero, che disgrazia, vabbè, purtroppo. Purtroppo. Allora, vediamo chi abbiamo qui. Vi ricordo che è partito da poco il contest sul Discord dei migliori generatori di meme. Come sapete abbiamo una lunga storia noi per quel che riguarda la creazione di meme, sia di questo canale sia anche poi quando ci divertivamo proprio su Make It Meme. E quindi al raggiungimento di 100 meme pubblicati, che tra l'altro ognuno di voi ne potrà, come dire, creare solamente 3, faremo proprio una piccola live dedicata, dove verranno premiati proprio i primi tre posti, con premi di tutto riguardo, che sicuramente potrete apprendere e vedere sul nostro canale Discord e su Telegram. Abbiamo già avuto un paio di una o due creazioni, adesso non ricordo, la prima creazione molto molto carina, tra l'altro mi ha fatto molto ridere, perché subito non riuscivo a capire, poi mi ha fatto veramente ridere, e quindi complimenti all'ideatore. Dai Fabio, non incastrarti qua però. Attenzione. Io vi direi anche venite su Discord, ma se apro Discord, ovviamente a chi sta giocando, ma se apro Discord mi salta tutto per aria qua. Ma no, per scherzo, Vaffanbrodo. Vaffanbrodo. Fatemi bere. Geronimo non c'è, cioè non so dove sia sinceramente, magari tra una mezz'oretta andiamo a prenderlo. Oggi era troppo contento oggi, gli ho preso tipo le crocchette nuove, quindi le ha apprezzate parecchio, devo dire. Gattone, un gattone grosso, gatto che è stato, come dire, privato dell'apparato riproduttore, purtroppo, però in realtà si dice, anche se io non sono troppo convinto che sia stato fatto per il suo bene, di nome proprio Geronimo, molti di voi l'hanno avuto già modo di vederlo, alcuni no, si è affezionato anche a molti di voi. Dove sono tutti? Oh, sono sempre a 21 fps, tuttavia mi sembra di essere molto più fluido
in gioco, qua stiamo migliorando a vista d'occhio. Qua si migliora a vista d'occhio, signori. Se solo... Hai visto che forte? Subito il muro mi hanno messo. Cucù, 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 cucù. Dio, Marco, stavo quasi per beccarlo, eh. Attenzione, zona blu, chi vincerà? Vincerò io, no. Ma come se ti ho fatto un 100? Ma dai, ma com'è possibile? Ma com'è possibile una roba del genere? Cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Poi dobbiamo ricordarci anche di preparare da mangiare un panino in più per la Befana, perché sennò questa qua ci lascia solo che carbone, carbone ma... Vabbè che è zuccherato, ma è pure anche duro, quindi non so, sta Befana qua cosa ci porterà stasera, eh? Avevo 6 di vita, ma infatti vi ho detto, caspita, ma che con un 100 così non sono riuscito a ferirlo più di tanto, e mancava poco, mancava veramente poco, mancavano solo 6 maledettissimi punti di vita, purtroppo non siamo riusciti ad infliggere, e quindi... siamo fermi, siamo rimasti fermi lì. 41, mamma mia, ho avuto un picco addirittura a 41 fps, signori. Ho paura del pompa. Ti scappi, no? Scappi anche il pompa. Come ti scappi? Buonasera, buonasera signor Astro, buonasera, benvenuto, ben ritrovato, ma è soprattutto buon inizio di proseguimento di settimana pure a lei. Stiamo tryhardando qua stasera, stiamo tryhardando parecchio, devo dire. Cioè, ci proviamo se non altro. Come sta? Come sta? Mi sembra giusto tryhardare, beh. Sono qua, cioè, continuiamo a perdere comunque, però lo sapete ormai, lo faccio per agevolare i concorrenti partecipanti. Lo facciamo per questo motivo qua, altrimenti non avrebbe nemmeno senso. Quindi I usually pretend that I don't know how to play, but it's just to make it easier to the other guys. Ve lo dico anche in spagnolo, suelo fingir che non sé jugar, però è solo per facilitar las cosas a los demás. Ma lei che cosa ha mangiato a cena? Brutte robe, cioè non brutte robe, robe di poco conto, mangiato veramente poco, robe di poco conto. E che cosa ho mangiato esattamente? Anzi, le alette di pollo piccanti, qualche spinacio e robe del genere. Ci teniamo per il mitico panino delle 10, che non fa mai, cioè fa più male che bene, però... Lei invece ha già cenato? Che cosa ha mangiato di buono? Fabio, ti stai chiudendo da solo, attenzione. Io cotoletta e un wurstel, buono. E verdura, niente. Niente verdura.
Qual è la sua verdura preferita, caro Astro? Si dica, se ne ha una. Se per caso ne avesse mai una, non mi dica patate fritte. Samu Zappa mi ha insultato, non gioco più. Dov'è che l'ha insultato, mi scusi, eh? Samu Zappa però non si fa, attenzione, eh. Caspita, non avete imparato niente ancora fino adesso. Mason Gang non significa insultare. Significa il contrario di insultare, ricordatevelo. Dov'è che l'ha insultata? Perché, scusi, poi si è fatto insultare. Per quale motivo si è fatto insultare? Quella tecnica si chiama labirinto di finestre infinite. Esattamente, sono indeciso, dice Astro. Indeciso su cosa, intanto, prima roba. Tom, ma che stai inventando? Samu Zappa, mi raccomando, no, non insultate, per cortesia. Non insultatevi, perché cioè, dovete volervi bene in realtà. Noi siamo qua perché dobbiamo volerci bene. Perché ha detto che faccio schifo e non so giocare. Vabbè, questo non è un insulto, intanto, prima roba. Mason Gang uguale MG contro Maranza e noi amiamo, esattamente. No, a me piace molta verdura. Ah, wow, e qual è la sua verdura preferita? L'ho detto ironicamente, adesso il signor Samu ovviamente vorrà un po' pararsi il sederino, tuttavia, vabbè, dai, se... L'importante è che non gli abbia detto parolacce o comunque abbia insultato pesantemente, ecco questo. Abbiamo anche il signor File Jovix che si è travestito da Gesù in partita. Buonasera, benvenuto, ben ritrovato, buon inizio di proseguimento di settimana. Non saprei, caro Mason, dice, qual è la mia verdura preferita. Vuol dire che è proprio un amante delle verdure lei, ma le piacciono le verdure fritte, crude, al vapore, gratinate, che ne so, lessate piuttosto che brasate. Qual è la cottura preferita e ideale secondo lei per le verdure? Ma vaffanbrodo, mi ha detto che ho il culo a tamburo. Vabbè, sono scherzi. No, l'importante è che non vi, cioè, che non litigate e, cioè, no, scusate. Siamo capiti, eh? Attenzione. Siamo capiti. Dai. Fate i bravi. E trascorrete i migliori momenti che potete trascorrere in compagnia, perché raga, si aspettano momenti veramente veramente tosti. GG per Jovix, ovviamente GG per Jovix, ci mancherebbe. Che tra l'altro ringrazio molto per un invito che non vi posso spoilerare, è stato molto gentile ad avermi pensato, e questo ci fa onore. Io non voglio essere più amico di Samu, dice Luna Flash, ciao. Un vero peccato, adesso io non devo star qua a fare l'avvocato di nessuno, però insomma, cercate di comportarvi bene, spero che gli insulti non siano avvenuti all'interno del nostro del server Discord della Mason Gang, tuttavia dai. Non litigate. Arrivederci signor Luna Flash, grazie infinite. Ma soprattutto buon inizio di proseguimento di settimana. A lei, se sì, vabbè, ma come l'ho fatto questo qua? Fire Gesù. Ma dai. Fire Gesù, ma de che. Ma ci mancherebbe. Si è vestito da cucurucucu, si è vestito, ma che roba. Guarda come builda, guardalo. Fai Gesù. Ma non si può leggere, dai, Jovix. Non si può leggere. Avrà la meglio tra Samu e Jovix, lo staremo solo a vedere. Lei, signor Astro, non vuole entrare in partita? O forse è già entrato? No, non credo sia già entrato con il nome di Jovix. Non penso. Tuttavia, su questo canale tutto è possibile.
ne succedono veramente di ogni tipo, quindi non saprei che dire. E non so se stiamo giocando con Samu o se stiamo giocando con Astro. Comunque è sempre un piacere con entrambi, per quel che mi riguarda, quindi ho visto che mi ha invitato nel server, caro Astro. Tuttavia, come è un anno che vi ve lo dico, non per cattiveria, però io non entro praticamente in nessun server se non in casi veramente eccezionali e più unici che rari, quindi non me ne vogliate, anzi sono uscito da molti server e molti di voi mi ricordo che si arrabbiarono, mi scrissero in privato: ma cos'è successo, cosa non è successo? Non è successo nulla in realtà, solo che io preferisco piuttosto che essere parte inattiva di un qualcosa, cioè che tutto nella vita, cioè non solo su Discord, preferisco proprio non esserne parte, ecco, tutto qua. Io so Gesù, infatti immaginavo GG, grande Astro, grande, immaginavo che ci fosse qualcosa di mi puzzava. Fabio, puoi comunicare questo a Samu? Guarda Discord, no raga, io non mi metto mica a fare il portavoce, che ci mancherebbe. Discord qua, non c'è niente su Discord. Io non ho ricevuto messaggi su Discord. Forse ho ricevuto niente. Dai, non fatemi fare il portavoce di nessuno. Vedetevela tra di voi, ma soprattutto fate l'amore, non fate la guerra. E se avete fatto la guerra, è il momento, cari signori, di fare la pace. Capito come? Capito come? Raffankruzkt. Io non so niente su Discord, sinceramente. Ieri sera, tra l'altro, è successo un fatto veramente insolito e quasi surreale, in quanto stavo quasi per spegnere tutti i dispositivi prima di andare a dormire e mi ha scritto un carissimo ragazzo che segue anche questo canale e non solo, e mi ha mandato praticamente in confusione totale, sostanzialmente da una sua condivisione di non so quale passo di quale testo. È nato poi un discorso filosofico che è degno di ogni dei peggiori bar di Caracas, sostanzialmente. Infatti però mi ha fatto molto piacere, anche perché poi comunque in tutto quel caos siamo arrivati a delle conclusioni, anzi io sono arrivato a delle conclusioni che non sto nemmeno qui a raccontare, però se volete saperne di più sapete perfettamente dove ne possiamo discutere, quindi eventualmente punto esclamativo Telegram o punto esclamativo Discord, come preferite. Mi ha fatto molto piacere, è un po' che non lo vediamo sto ragazzo, e molto molto particolare è stata la conversazione scritta che abbiamo avuto. Grandissimo game, beh sì, per voi sì, io 5, dice Astro, vabbè ci sta, complimenti a tutti quanti. Comunque dai, lo so che non dovrei tirare l'acqua al mio mulino, però ammettetelo, sto migliorando un po' in gioco, oppure no? O faccio sempre schifo uguale? Diteci. Mamma, mancava poco. Samu, guarda sto cavolo di Discord, dice.
Ma Samu mi sa che sta giocando, eh? Mamma mia, ma l'ho ucciso io, no? No, secondo me no. Comunque dai, Luna Flash, non si infievolisca per così poca cosa, rientri in gioco, caro Luna Flash, non si infievolisca. Double kill, complimenti. Pensavo fosse stata la mia di kill, invece figuriamoci. Io vengo insultato ogni giorno dai miei, dice Astro. Questo è una roba non propriamente positiva, però insomma mi auguro che sia uno scherzo, insomma, ecco. Nessun litigio vale un'amicizia, dice Samu. Mi chiamano fallito? No, io spero proprio di no, Astro. Cioè, io spero proprio di no. Anzi, non ci credo. E se lo fanno in modo ironico. Sono serio, dice Astro. Lo faranno in modo ironico. Non so come. Io non sono padre, non sono madre, e quindi non saprei che cosa risponderle sinceramente. Tuttavia mi sembra un po' esagerato. Mi sembrerebbe un po' esagerato, cioè, boh, dico io. Se vuole chiamare, no, lasciamo stare. Se volete che le mando un messaggio, cioè, come dire, un video messaggio privato, per i suoi genitori sono 1500 bit, quindi veda lei, eventualmente ne abbiamo anche per loro, però sono 1500 bit, voglio dire, briciolina. Allora, vediamo cosa è successo. Cancel, ovviamente non sono serio, anzi sì, lo sono. Siamo rimasti io e Jesus. Vediamo qua che cosa succede tra il signor Astro, in realtà Astro, e il signor Mason. Dice: a me mi insultano tutti i giorni, ma forse perché è un modo di fare che avete voi nelle vostre zone, ma mi sembra un po' bruttino, sinceramente. Cioè, capisco una volta ogni tanto ci sta, ma tutti i giorni? Cioè, tutti i giorni è tanto? Tutti i giorni è tanto? Un fallito poi? A 16 anni, Dio, buon, 15, quanti ne ha? Riproviamo, perché Dio, bubu. Avete girato le foto, sì? Questo mi fa morire ogni volta, grazie. Ma de che, signori? E ce l'abbiamo, la prima vittoria del giorno. GG. Questa è la prima vittoria della giornata, attenzione. Fabio Tommy ha trollato. Beh dai, piuttosto che l'abbia insultata, è meglio che l'abbia trollata. Che cosa è successo nello specifico? Scrivi. Vi lascio sempre una clip del giorno, perché sennò poi... Ok. Grazie infinite. Che palle, dice Samu. Ma cos'è successo? Ma spiegate, eh? Fate un piccolo riassunto anche a me, no? Cioè, mi faccio un breve riassunto esattamente di quello che è successo, così che possa anche aiutarla. Poi mi stanco a giocare normalmente, dice. Dato che l'avevo trollato ieri su Fortnite, si è vendicato. Aia. Ma dite un po', l'avete già preparata la merenda per la Befana voi? Io ancora no.
Mamma mia. Qua no, non può dire però, Qua non può dire nulla, Qua non può dire nulla. Io spero veramente che prima o dopo riesco a prendere confidenza con sto mouse e con sto... e con il suggerimento in realtà che mi ha, come dire, dato nessunezio, nel senso che io devo cercare di anticipare, devo cercare di capire un po', però mica è facile, è un po' come stare in porta, è un po' come fare il portiere all'interno di una squadra di calcio, sostanzialmente, e proprio nel momento in cui viene effettuato il calcio di rigore. Ad esempio, qua è stato bravo a prendermi nel mentre ero in aria. Gigi, grazie di cuore, apprezzo molto la sua spontaneità, ma soprattutto la sua bellissima recensione positiva nei riguardi di questa ultima sfida. Quindi tanta roba. Andiamo avanti. Qua non ci ferma più nessuno. Vamos a bailar, ay ay ay. Vamos a bailar, ay ay ay. Ma de che? Ma de che, signori, ma de che? Abbiamo perso la connessione? Ma in gioco sì, in live anche? No, in live no. Ha visto i miei sandali trendy? Sì, ci ho fatto caso. Molto Fendi. Anzi, poco Fendi. Molto trendy, poco Fendi. E via così. E allora via si va via. In cura questa notte dura la polizia. La strada la conosci questa... Ma chi è che di voi ascoltava Lorenzo Giovanotti? All'inizio proprio, non proprio all'inizio però. So che JD è un grande fan di Lorenzo, tuttavia, cioè, il signor JD tra l'altro è il ragazzo più giovane che segue questo canale, quindi sicuramente... A parte che mi disse proprio che lui in realtà conosce anche gli album storici o comunque quelli un po' più meno recenti. Madonna, il mega visto! E però lui all'inizio non mi aveva visto. Sono stato io lento a cambiare arma a sto giro, sbagliato proprio. Mica mi aveva visto. Mi piace quest'idea. Video personalizzato, signori. E dici, che cazzo è che lo vuoi un video personalizzato con la tua faccia che parla, scusa? Vabbè, si sa mai. Tra l'altro un paio di richieste le abbiamo già avute, quindi... Volete fare gli auguri di compleanno speciali a un vostro amico? Oppure volete augurare il malocchio? Sapete dove rivolgervi, ma soprattutto a chi. Mo arrivo alle 1100 coppe, si festeggia. Ma qua lei... Ah, ok, non è che si acquistano coppe, cioè qua non è che si vincono coppe finché siamo in questa modalità, Rieccomi, ha visto la foto della regina che è creatrice dell'ASMR? No, non l'ho vista. Com'è che si chiama? Che la cerco qua sul telefono. Mezzo, ma il suo merchandising, è vero, caspita, è vero, il mio merchandising ancora non esiste, caspita, è vero, vi avevo anche, cioè, più che altro l'avete chiesto voi, avevamo detto che dal 1 gennaio era pronto, ma, le ho mandato un messaggio, ma dove? Su WhatsApp? Ma posso aprirla sta roba? No, adesso c'è. Aspetta un attimo. No, guardiamoci in faccia. Posso aprirla sta roba qua? Mi dai conferma? Mi dai la conferma che posso aprirla sta roba? Arrivo subito. Beh, intanto gli altri stanno ancora gareggiando. Image, sì, dai, è un...
www.squalosettantatre.gl, lo possiamo aprire? La apriamo. Mamma mia. Eh sì, forte questa qua. È forte questa. È stata lei, tra l'altro è lei che ha inventato il proprio l'ASMR. Guarda qua. Come? Perché non riesco a ingrandire questa immagine? Vabbè, comunque è lei, la regina del... Riuscite a vederla? La regina dell'ASMR assoluta. È lei. Aspetta che vado a rivedere. Eccola qua. Io invece vorrei condividerle anch'io qualcosa, però lo farò dopo in realtà, perché non so se... Ah sì, è quella italiana questa qua? È proprio la regina? Proprio indiscussa? Chi di voi non l'ha mai vista? Chi di voi non l'ha mai incontrata questa signorina qua? Vediamo se apre quando ci mette ad aprire. Io sento. Aspetta, perché sto a fare un casino. Io ora mangio, semmai guardo le live. Buona cena. Guarda. Che faccia, Dio. Convinta, eh? Ma infatti, se non era per lei, in realtà la categoria proprio delle mangiatrici di microfoni e di orecchie su Twitch non sarebbe mai nata. Punto esclamativo clip, no, devo imparare a fare le clip, la faccio io, che vediamo magari, se non so se sarà troppo tardi, però ci proviamo. devi imparare, dai, abbiamo visto come farle le clip l'altra sera. Puoi cercare su YouTube si ingoia il microfono, sì, infatti. Puoi cercare su YouTube, sì, no? Io la mangio, se mai guardo, buona cena, ci mancherebbe. Prendetemi per pazzo, dice Luna Flash, per quale motivo? Io Sharon Queen, dice, fare SMR sta su Twitch. Ecco chi è sta Sharon Queen, hai capito? È lei la regina dell'SMR secondo Astro. Io so manco chi sia, sinceramente non avrei proprio la più pallida idea di chi possa essere. Io, signor Claudio, ieri sera ho avuto una... Proprio appena è finita la sua live, in realtà, sarà stato passato tipo massimo un quarto d'ora, qualcosa del genere, ho iniziato a ricevere dei messaggi molto particolari su Instagram e... provenienti da una persona a me molto cara, ovviamente, che conosce anche lei, signor Claudio, messaggi molto molto particolari, condivisioni strane, da dove però sono nate, come dire, delle idee veramente veramente molto rivoluzionarie, dei principi che hanno riportato alla luce la vera essenza poi effettivamente di ciò che è e di ciò che sarà. Quindi più tardi vorrò condividerle il tutto in maniera tale che mi possa dare una sua idea. Faccio un pompino, Samu. No. Comunque oggi sei fortissimo, Astro, è forte, sì, Astro. Pensavo lo stavate dicendo a me, però ci mancherebbe. Nonostante si scherzi e si prenda le distanze. Ormai l'ha detto, comunque guardi, Astro, non c'è nulla di male, assolutamente. Non c'è per niente nulla di male in realtà in tutto ciò. Abbiamo 5 in Italia, quinto in Italia, vestito da Gesù. Abbiamo il Meso e abbiamo Luna Flash che si autolede, si autoffende. Non lo faccia, per carità. Io lo farei con piacere, se vuole fare anche te Meso. No, cioè, io mi dissocio totalmente, mi discosto totalmente, anche perché... diciamo che provengo da un'altra, provengo dalla parte est io del fiume, non dalla parte ovest.
poi ognuno è libero di decidere. Addio, guarda veramente Luna, mannaggia. Io sono primo in Italia finalmente, dice Samu Zappa. Sì, vabbè, ma per sta settimana? Per sta settimana? Ha sentito proprio soft? No, oggi no, oggi no. Perché? Perché? Perché dice? Perché dice? Oggi non l'ho sentito, l'ho sentito nemmeno ieri, l'altro giorno l'ho sentito. E proprio perché gli avevo chiesto un paio di dritte, un paio di specifiche su il da farsi rispetto a riuscire a cambiare le frequenze del PC in maniera tale da non avere degli sfarfalli di colore, quindi sfarfalli proprio a livello di inquadratura. Poi non l'ho più sentito. Pensavo fosse egli che le avesse mandato dei messaggi. No. Non fu egli a scrivermi dei messaggi, ma fu un'altra persona. Anzi, vediamo se, perché io non vorrei mai, però secondo me si fa quattro risate. Ma che poi non c'è niente da ridere, perché in realtà a me ha fatto molto piacere in primis, perché ho sentito questa persona qua e quando insomma mi scrive che peccato, quando mi scrive qualcuno, cioè, della nostra gang qua, siamo sempre molto felici. Però in realtà, caspita, mi ha fatto riflettere e soprattutto mi ha fatto, come dire, arrivare proprio a un dunque molto molto importante. Le sto per inoltrare tutto. Ci metterà un po' a leggere in realtà, E dov'è che sono qua i messaggi? Non so neanche dove stanno i messaggi di Instagram, sinceramente. Ecco qua. Mamma mia, cioè va che veramente qua partiamo, cioè lei ci vede, però deve leggere tutto, deve leggere tutto come ho fatto io. Lei si immagini che alle 2 di notte mi arriva una roba del genere. Poi si immagini le risposte, tutto quanto. Raga, voi giocate, io faccio un attimo una roba qua, GG. Io sto fermo un secondo, voi fate quello che volete. Perché è molto interessante, secondo me, anche cercare di capire, no, dopo il tutto quanto. Cioè, proprio il primo messaggio che leggerà è il primo messaggio che io ricevetti. Il primo messaggio di questa nostra conversazione scritta che abbiamo avuto. Roba neanche da vedere proprio. No, sì, no, perché per carità, ci mancherebbe. Stiamo solo giocando. In realtà, stiamo solo giocando. No, io mi sono un attimo, scusatemi, mi sono un attimo fermato perché sto condividendo del materiale molto importante. Il signor Claudio. Materiale elevato, GG, scusate, arrivo subito, materiale super elevato, incredibile, da notare però, cioè, anche le mie risposte sono ma de che signori, ma in realtà io ho risposto sempre sinceramente, ma de che signori, ho risposto, ma no dai, non vi offendete, ho risposto sempre sinceramente in realtà, quindi fino ad arrivare addirittura a una conclusione. Meso mi ha visto le braccia, sono piccolissime.
No, non ho, anzi, sono fine, è vero. È vero, è vero, non ci ho fatto caso. Non so cosa gli è preso, sinceramente. Non so neanche se dovrei fare una roba del genere, però vorrei avere il parere di un esperto, insomma, ecco. Questo mi piacerebbe. E la conclusione è proprio questa, signori. L'unico modo per conoscere se stessi è fare esperienza. In tutto e per tutto. Provate voi. E le mie braccia. So che è tanta roba, però c'è già, sì, si fa fatica a trovare un senso, però il senso si trova in realtà nel momento in cui avrà letto tutto, secondo la mia opinione. Da notare anche proprio il cambio di scrittura, perché forse all'inizio stava condividendo qualcosa, sicuramente stava condividendo qualche testo. Scusatemi, raga, ma qua siamo veramente... sopra ad ogni qualsiasi tipo di situazione reale. Arrivo, raga. Poi a un certo punto sì, l'ho messa anche un po' sul ridere, perché caspita, ma devi... Mamma mia, quanta roba. Non mi ricordavo fosse così tanta tutto sto... Sta poesia. Eccolo. Sta bestemmiando Claudio. Però scusate, arrivo subito, vi chiedo veramente scusa, ma è importante tutto ciò. Importante capire. No, non posso fermarmi adesso, siamo quasi alla fine. Siamo quasi arrivati alla fine. Eccoci qua. Incredibile. Ecco qua, ci tenevo. Fateci sapere. Scusate, tornerò in gioco quanto prima. Nel più breve tempo possibile. Do
Hello and welcome to this channel. I'm glad you joined at La Maison. My name is Fabio Mason. I'm here to have some fun in 1-1 LOL, which is my favorite game. GG Luna Flash, GG Luna Flash. Complimenti. I usually pretend that I don't know how to play, but it's just for make it easier the other guy. So if you are up for some great challenge, you are welcome. Ti voglio bene, Luna. Oh, che bei messaggi d'amore che si scambiano in chat qua, i ragazzuoli. Che bravi, così vi voglio. Hola, y bienvenido a este canal. Me alegro de que te hayas unido. Me llamo Fabio Mason y estoy aquí para divertirme en 1-1 LOL, que es mi juego favorito. Suelo fingir que no sé jugar, pero es solo para facilitar las cosas a los demás. Si ti aspetta un gran reto, eres benvenuto. Se ti apetete un grande reto, eres benvenuto. A pesete. No, è pesete quelle che ti do per ripanettare la roba, cioè. Aia, questa skin qua mi fa proprio paura. Il nostro astro si è rimesso la skin, quella super potente, caspiterina, mannaggia. Voglio bene anche a Samu, beh, ci mancherebbe qua. Tutti ci dobbiamo volere bene in realtà, tutti quanti. Se no, che Mason Gang sarebbe? Che Mason Gang Bang sarebbe? No, sì. Non è vero, no, ma l'ho detto. Sì, l'hai detto. Ah, vabbè. Capita. Oh, ha fatto il cuore. Madonna, anch'io voglio imparare a fare il cuore. In realtà è così semplice. Ma che bello, guarda che bello. Love. Guarda che figo. Sì, perché basta fare tipo i due tagli così. E poi sopra. Ah no, ma com'è che fa a fare quelle finestre di sopra? Ma dai. Pensavo si partisse dal basso io per costruirlo. Deve essere la stessa roba probabilmente. Qua stiamo giocando veramente con i migliori d'Italia, decisamente. Ah, infatti. Più che altro è un peccato che ci perderà tanto tempo su sta roba qua, e soprattutto sì, ho visto, è che occuperà del tempo per studiare, come dice lui, però sarà uno studio che non so se porterà a qualcosa, sinceramente. Io come cioè, sono proprio arrivato a questa conclusione qua, che non avevo mai sintetizzato all'interno della mia testa proprio, che cioè alla fine solo l'esperienza può fare sì che noi possiamo in qualche modo conoscerci un po' di più. Questo è un bel pensiero che in realtà, dopo grazie a tutti quei messaggi, sono riuscito a sintetizzare. Per il resto, caro Claudio, un vero peccato. Un vero peccato, però mi ha fatto molto piacere, veramente molto molto piacere. E sì, poi a un certo punto, caspita, mi sentivo quasi a disagio, e quindi ho preferito così. Io non studio, dice Astro. Beh, si scherza, la mia main skin è Drift, la skin che ho. Ci mancherebbe, se non è Drift quella lì. Ah no, mi piace, sai che proprio mi piace quella skin lì, devo dire. Dio santo, vaffan...
La cosa più brutta è che lo farò da autodidatta. È eccessivamente troppo difficile, ma è eccessivamente troppo tutto, secondo me. Non so cosa stia, tra l'altro, leggendo, perché come avrà potuto denotare, diciamo, i primi messaggi erano condivisioni proprio, quasi copia e incolla, secondo me, di un testo del quale ignoro autore e titolo, se non argomenti che vengono trattati. Però studierà Veffenfo vedendo. può essere. Io mi auguro che lo possa fare piuttosto leggendo libri, però non si sa mai. Io provai anche un po' a indirizzarlo verso magari qualcosa di più concreto, ma soprattutto creativo, no? Quale può essere proprio l'attività musicale, ma a quanto pare non ce n'è, purtroppo. Ma de che. Oh, cambiamo di team, altrimenti Chopper, che al quale diamo il benvenuto. Buonasera al signor Chopper, welcome back to this channel, welcome back alla Maison. Rimane da solo, e allora io direi che mi metto di colore viola, e magari anche Willy di Bel Air. Me la sono rivista oggi, la clip di Willy Belair, può cambiare, anzi, volete fare tre contro? Va bene, facciamo così, non c'è nessun problema. Eventi paranormali accadono sovente la notte, caro mago di Twitch. Eventi del tutto paranormali. Abbiamo un ospite, attenzione. Il signor Chopper, che non è la prima volta, tra l'altro, che vediamo. Ma dai, cioè, non si può star fermi un attimo qua con voi, veramente. Vado un secondo di là a prendermi il materiale, perché qua, questa qua è la fabbrica del sorriso, signori. Questa è la fabbrica del sorriso in tutti i sensi possibilmente che si possono attribuire a questa roba qua. E, non so, sì, dai, faccio play, arrivo subito. Qua si è tolto qualcuno? No, ok. Ah sì, mamma mia, niente poco di meno che il nono abbonamento di questo canale, signori, è arrivato proprio questa sera, e va a, come dire, a consolidare il primo obiettivo in realtà di questo canale, ma soprattutto andrà a, come si può dire, inaugurare quello che sarà poi tutto quel discorso di cui abbiamo parlato ieri sera, e quindi dovremo attrezzarci. In realtà ho un pennarello, però questo è indelebile, non posso utilizzare pennarelli indelebili. Sì, obiettivo raggiunto, caro Claudio, grazie a lei veramente, ma soprattutto grazie a lei di cuore. Ottimo, dai sempre.
Sì, esatto, sì, completato proprio. Infatti, come puoi vedere, la barretta qua sotto da trasparente è diventata gialla. Dai, è sempre proprio. Caspita, io, cioè, secondo me è molto interessante comunque, no, anche tra virgolette, no, dedicare ma pochissimi secondi magari, no, alla settimana, neanche al giorno, a quelli che sono i ricordi. Però io sono del parere che, cioè, sia poco costruttivo, perché che cacchio, alla fine. Sì, è bello ricordare, no? Cercare di... è bello avere ricordi, voglio dire, soprattutto se questi ricordi sono, come dire, positivi, ma anche fossero negativi comunque. Però, come dire, fondare, no, il proprio... fondare la propria vita sui ricordi, cioè... Boh, cercare a tutti i costi di volerli analizzare, trovare sensi che purtroppo sensi non ci sono, cioè. Ma probabilmente un transistor, qualcosa del genere. Io non è che mi intendo più di tanto, anzi, ci mancherebbe. Mo speriamo solo che salirà, diventi un Fidelibus. Beh, sì, ma chi è questo sto speriamo. Non si sa mai nella vita. Non si sa mai. Incredibile. Ma io non sono nessuno in realtà per giudicare, però mi conceda di dire caspita, ce ne stanno di persone strane in questo mondo, e tuttavia ognuno merita diciamo lo stesso trattamento rispetto a quello che gli sta vicino, voglio dire, non cambia niente. Però porco Giuda, pensavo io di essere veramente quasi andato, si dice per scherzare, eh? E invece altro che, ops. Qua in Veneto si direbbe pensavo mille essere fora. No, mi ha fatto un sacco piacere in realtà, io sono molto affezionato a quella persona lì, non so per quale motivo, sinceramente. È proprio un discorso di... sarà il richiamo degli antichi ricordi che condividiamo, le ombre, no? Questo vola, oh! A chopper! Sei radio, caro. Guarda, è difficile con chopper. Se è difficile. Mamma mia. Forte. Oh, è tornato sia Astro che Luna. Dove erano andati in bagno questi qua? No. Ah, volete gareggiare addirittura tutti contro di me? Bravi, complimenti. Amo Astro, amo Luna, giustamente. Si sono messi in coppia. Bravi, complimenti. Chopper, no, chi è che è uscito? Perché è uscito? Signor Chopper, non so se lei ci stia seguendo su questa live, nell'eventualità si palesi. Saremmo molto felici di
venire a conoscenza della sua identità sostanzialmente. Io ora non posso giocare, dice Astro, un vero peccato, comunque non si preoccupi, tanto giocherà sicuramente prossimamente, quindi qua noi tempo ne abbiamo, eh. Madonna, scusate. Oh no! Grazie, grazie mille. Molto gentile. Grazie infinite. Mi fa piacere che apprezzi. Grazie, grazie di cuore. Molto gentili. Chi è che ha sparato? Grazie mille. Molto gentili. Grazie di cuore. Molto gentile. Eccola là, sapevo io. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Sai Luna che faccio? Dice Astro. Ti regalo 10.000 punti. Attenzione, attenzione. Ma allora questo è proprio amore, eh? Proprio amore questo qua, amore a prima, svista, svista, svista. Quindi Luna, a me e a lei. Ancora 10.000. Tanta roba, eh? Kill point, nome utente. Ops, è successo qualcosa, mi sa. Non è che deve scrivere il nome utente. Vabbè, ma lo saprà meglio di me. Ah sì, fatemi provare a fare sta roba allora. No, non ce la faccio. Volevo provare a fare il cuore anch'io, ma adesso ho praticamente l'indice e il medio che sono impegnati a sorreggere una sigaretta e quindi non riesco, cioè figurati, da manco fare niente. Caspiterina, bella signore, sì, non m'aveva mica visto qua, eh. Non m'aveva mica visto qua, eh. Attenzione, attenzione, attenzione. Adesso pure a te ti faccio un regalo. Grazie, grazie di cuore. Spero che non sia come quello che l'ho appena fatto io in gioco. Tuttavia, molto gentile da parte sua, molto gentile. Veramente molto, ma molto gentile. Ho perso la condizione del tempo, dovevo prendere il gatto, dovevo prendere un po' di robe, però non ce l'abbiamo fatta. Starà soffrendo? Ah, non penso, non penso. Io penso proprio di no. Points, meso. Ok, ok, molto bene. Molto bene, molto bene. Bravi, bravi, ho visto che vi state divertendo anche sul Discord, mi fa molto piacere.
Guild Points 5.000. Ma che gentile signor Lopiteco. Molto, molto onesto da parte sua, devo dire, molto onesto. Per questo lei verrà, come dire, lodata. No, lodata no. La ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarla ancora. Molto gentile, molto gentile. Contrabbandieri, squalo 73, facimmo un spagnolo gattone in mavere, Lucannone. Dai, vado a prendermi anch'io un po' di coppe adesso, se ci riesco, ovviamente. Se ci riesco. Fatto, beccati questa prima roba e poi ne parliamo. Non mi ha mica visto, Orco. Via. Non mi ha visto. No. Oh sì, dopo sì. Tutto bagnato da me. Eh? Ma che sta di? Ops. Ma che te sta di? Twitch è buggato. Ah, buggato Twitch? Questa volta mi sa che è un problema della sua connessione. Ma che è tutta Italia? Se siamo live. Ah no, aspetta. Aspetta un attimo, mi sta facendo venire i dubbi. Astro, non mi... Aspetta, perché sto facendo un'epica vittoria. Siamo live, noi qua siamo live. Lo dice anche altra gente, ma io sono live. Io sono live, giusto? Errore di rete, riprova più tardi. Ma de che? Ma sono live io. Sì che sono live. Dai, mi ha rotto il scatolo, crank. Ah no, errore di rete. Errore di rete. Ah, è vero. Ma aspetta un attimo. Ma dai, è già la seconda volta sta settimana qua. Io risulto live, tra l'altro. Però c'è sta scritto errore di rete. Salve, sono tornato. Salve. Ma mi vede? Rieccomi. Mi sentite, mi vedete? Non capisco. Perché a quanto pare... No, Twitch ha avuto problemi. Ma mi sentite? Perché a quanto pare... Come sì, la vediamo. Ma se io non riesco ad aprire l'anteprima,
La vediamo e sentiamo, dai, cioè, però non mi prende in giro. Perché a quanto pare Twitch è down. La sentiamo, dice Onosmus. Ma pure mi vede Onosmus? Io non ti sto prendendo in giro. Ah, ottimo. Anch'io, perché non riesco ad aprire l'anteprima da qua? Vuole che faccio lo screen? No, no, mi fido. Sì, la vedo. Ottimo. E allora vediamo di riavviare un po' di anteprime, robe, qualcosa del genere. Siamo andati down. Ok, boh, perfetto, ottimo. Posso giocare con lei? Come no, come no. Siamo qua apposta, caro Onosmus. Le do subito il codice per entrare all'interno di questo... di questa stanza, che è 13196. 13196. Grazie Astro per avermi avvertito, perché altrimenti sarei andato avanti dritto per la mia strada, non mi sarei nemmeno accorto che non c'avevo più nemmeno manco che l'anteprima. Un attimo che avvio il gioco, dice Onosmus. Oh, d'accordo, entrerà la prossima Blaze Tombi MX. Molto bene. Invece questo qua è Luna, che è sempre Tom in realtà, se non riesco, cioè, se non ho capito male. Io invece non posso giocare, ma perché non ho capito per quale motivo, non sono capito cosa sia successo. Sarà mica in castigo, eh? Sarà mica in castigo. Comunque sto pensando di anticipare alle 18 la live. Voi cosa direste al riguardo? Se io andassi in live alle 18 anziché alle 19. Ovviamente, cioè, per rimanerci fino alle 22, quello che è, non è che inizio alle 18 e finisco un'ora prima, eh. Alle 18.30, dice Astro, sarebbe meglio. Beh, sì, anche era per fare conto tondo in realtà, Anche Samu dice 18.30 meglio. Perché 18.30 meglio? Datemi argomentate la vostra risposta. No, Mason, usa la precisione. È vero, però c'ho le mani impegnate. Pensa al consiglio. Lo so. È che c'ho la mano sinistra un po' impegnata. Io adesso ho provato ad anticipare, però ho anticipato troppo presto. Sì che non mi sembra mica una cima questo qua, sinceramente. Però sicuramente è più forte di me. Peccato. Anticipa il colpo. Abbiamo più tempo per giocare e anche per l'alma Mason, dice Samu. Mason, stop smoke. Lo so, damn in serious. Very serious. Lo so, raga. Infatti mi stanno passando per la testa tante di quelle robe. Cioè, vabbè. Peccato che non ho una connessione stabile, però questa non è una scusa in realtà. Cioè, addirittura oggi ho pensato di fare la live in cui smetto di fumare proprio. E quindi sarà probabilmente una live infinita. Cioè, se vogliamo proprio dirla tutta. E praticamente non spegnerò la live finché non avrò smesso di fumare. Cioè, vi rendete conto? I kick a punch. Punch. E cosa ne pensate? La live infinita dove smettiamo di fumare insieme. Ma vi rendete conto? Però potremmo farla. Buonasera, caro Nessunezio, buonasera anche a lei.
Guardi, il signor Asso Grifone la stava giusto citando in, in chat proprio poco fa. Su cos'è che si dissocia, che non ho capito? Cosa ho detto di sbagliato? Non ho detto nulla di sbagliato. Ma insomma, se gli do 2 euro al secondo la smette? Lo scopriremo, Astro, se ci riuscirò. L'aiuto io da non fumatore. Sarebbe un vero vero piacere, un vero vero piacere. Se vuole entrare in partita, ovviamente lei è il benvenuto. Adesso stiamo aspettando anche Onosmus. No, che c'è già entrato, molto bene. C'è stato un piccolo bug di Twitch poco fa, in teoria. È andato in down per qualche secondo sto giro, non come l'altra sera che in realtà ci siamo fermati quasi 20 minuti. Come sta, caro Nessunezio? Mi fa molto piacere che lei si stia, come dire, gustando tutta la discografia della premiata Forneria Marconi. Io le do un consiglio vivissimo: dopo che se l'è pappata tutta quanta, praticamente come dire, ripeta il procedimento.